Buonasera, siamo in diretta su Voci Pinerolese. Anche questa sera parleremo di Covid, di commercio, di crisi, prospettive e speriamo di avere qualche buona notizia. Ma per avere il polso della situazione, per capire esattamente quanti e quali danni sta facendo questo Covid, ma soprattutto una zona rossa scellerata, dico io, ne parleremo questa sera con Fabio e Paolo Giordano, che sono i titolari dell'azienda Fratelli Giordano, che si occupano e sono nel settore parrucchieri e estetisti, un settore fortemente colpito da questa zona rossa. E poi a destra c'è Giovanni Genovesio, che è il presidente dell'associazione regionale CNA, nonché titolare di diverse aziende, la più famosa, diciamo, l'ABC. Il punto di partenza, la locanda La Posta di Cavour, poi l'hotel Barrage a Pinerolo, l'hotel Sciatori a Sestriere, il residence La Piazza Grand Jesus e soprattutto anche, non solo soprattutto, ma anche si occupa di prodotti agroalimentari, tra questi anche il panetun, vero genovesio, e in questo periodo la colomba. Come si chiama il panettone, la colomba? Colomba La Esce Posta? sempre il marchio commerciale lo canta apposta. Perfetto. Bene, intanto salutiamo Romina Gemonà, buonasera anche a te. Cominciamo con Fabio Giordano. Allora, io ancora oggi ho visto che a Pinerolo, perché questo è il mio punto di riferimento, che la zona rossa è una zona rossa farlocca, lo dico da sempre. C'è un sacco di gente in giro, ma meno male, qui non si sta facendo il processo. Se esci con la mascherina non ci sono problemi. Allora, visto che intanto la gente esce, non capisco le ragioni per cui si debbano tenere chiusi anche i parrucchieri, oltre che i negozi. Fabio Giordano, com'è la situazione? Cosa sta capitando? Innanzitutto ti voglio ringraziare per questo invito perché ci fa molto piacere essere presenti a questo tavolo rotondo per discutere di un problema comunque importante perché stiamo vivendo questa zona rossa in maniera un po' farlocca, come hai detto te. Intanto hanno chiuso tutti i barbieri, estetiste e parrucchieri, che per il nostro territorio rappresentano un tessuto molto importante perché sono una numerica elevata. Gli hanno fatto fare degli investimenti per adeguarsi dei protocolli che comunque tutti hanno fatto. Quindi si sono adeguati con gli appuntamenti, con le distanze nel salone, con l'igienizzazione, gli utilizzi di materiali monouso e poi li hanno fatti chiudere. È un problema che comunque non ha tanto senso anche perché negozi di abbigliamento, parrucchieri e gioellerie. Io non vedo tutta questa pericolosità. Anche perché poi fondamentalmente loro vanno a fare la cura della persona e quindi rientrerebbero in quel famoso codice Ateco dove permette di stare aperti ai negozi che vendono prodotti per la bellezza di prima necessità. Fondamentalmente loro svolgono questo compito. So che si stanno muovendo molto le associazioni di categoria con una massiccia campagna stampa di protesta e addirittura sembra che ci sarà un flash mob la prossima settimana in Piazza Castello, penso che sarà giovedì, per chiedere una deroga alle aperture. Anche perché oltre a esserci una numerica elevatissima di parrucchieri sul territorio e di estetiste, c'è anche tutto un tessuto sociale che lavora attorno, tutta una numerica di dipendenti che in questo momento qua è tutto bloccato e comunque non sta portando sicuramente dei benefici all'economia del nostro territorio. Certo, tanto saluto le persone che già stanno scrivendo, ricordo a tutti chi ci ascolta che possono intervenire in diretta ponendo delle domande sulla chat che vedete in diretta. Allora, Giovanni Genovesio, più noto come Chicco Genovesio,
Fabio Giordano ti ha citato indirettamente parlando delle associazioni di categoria che si stanno attivando per una forma di protesta. Tu che hai il polso della situazione, ci puoi spiegare per quale ragione c'è stata questa chiusura nei confronti dei commercianti, dei negozi, quando di fatto già si entrava contingentati e con le mascherine? Tutto questo pericolo dov'è? Quali sono le iniziative e cosa ne pensi? Beh, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma cosa ne pensiamo? Le associazioni di categoria si sono espresse, credo, in modo molto chiaro in tutti questi mesi, pur mantenendo sempre un atteggiamento assolutamente responsabile, perché non dobbiamo dimenticare innanzitutto il problema sanitario, che è un problema di dimensioni veramente colossali, una pandemia che ecco, le nostre generazioni, anche insomma, i nostri parenti più anziani non ricordano, quindi sicuramente e indubbiamente il problema sanitario si pone ed esiste. Dopo c'è un altro tema: quale sia la ratio delle chiusure per alcuni settori è sconosciuta ai più, ma perché non ci sono evidenze scientifiche in taluni casi che siano dei centri di contagio conclamati. Noi vediamo quotidianamente riprese di mezzi di trasporto sovraffollati, dove non esiste il distanziamento, non esiste nulla di rispettoso di quanto previsto dalle norme anti-Covid, e poi, diceva giustamente Fabio, banalmente le gioiellerie sono chiuse e io francamente ho mai visto assembramenti in gioielleria. Ecco, queste sono delle bizzarrie che vengono difficilmente comprese, no? Soprattutto dagli imprenditori, dai colleghi commercianti, ma per non parlare poi del settore della somministrazione, no? Che è stato individuato come l'angolo degli untori, e quindi nella primavera scorsa abbiamo dedicato sforzi, energie e denari per mettere in sicurezza i locali, per ridurre la capienza dei locali, per fare tutta una serie di iniziative volte alla tutela della salute dei nostri clienti e degli avventori, e dopo abbiamo continuato ad essere chiusi in alcuni momenti addirittura ridicolizzando proprio, no, la nostra attività, la nostra presenza, con apertura e chiusura dopo 48 ore. Sono delle situazioni veramente indecifrabili e di difficile metabolizzazione. Certo, intanto salutiamo Mattia Boscolo, Luciana Vallino, Michela Zaccagni, Katia. Buona Pasqua anche a te. Michele Di Francesco scrive: parole giuste del signor Giordano, in più per avere la cassa integrazione l'anno scorso a mia moglie ci è voluto più di 3 mesi. Poi Romina dice: trovo ingiusto la chiusura di questa attività. Mauri Rosso: i negozi con una cliente sola crea un sacco di problemi, ridicolo. Certo. Davide Sala: saluti ai fratelli Giordano e a Giovanni Genovese, anche a te Dario, ok, grazie, solidarietà ai commercianti e commerciale. Poi abbiamo Francesca Romagnolo che dice: vergognoso, dopo tutte le precauzioni che hanno adottato sia i parrucchieri che i ristoranti, quello che appunto stavamo dicendo con Fabio Giordano. Ancora Mauri dice: l'importante è pagare le tasse, luce, affitti, eccetera, siamo dei fenomeni, certo, purtroppo è così. Tony Di Dio: buonasera a tutti, buona Pasqua anche a te. Paolina Coutova: ciao a tutti. Bene, poi man mano che scorrono ricordate che potete fare anche delle domande dirette, se volete, ai nostri interlocutori. Allora, Fabio Giordano, parliamo di risarcimenti. Allora, lo Stato, non so se ridere o piangere, lo Stato parla che
rimborseranno fin tanto al 33%, ma se sei al 30%, se sei al 29,9 non prendi niente. Poi sono cifre irrisorie, mi hanno detto ridicole. È una presa per i fondelli o c'è qualcosa di serio? Ma allora, io sottolineerei che purtroppo manca completamente un'organizzazione. Cioè, il parrucchiere, l'artigiano, il commerciante, oggi gli sono state date un sacco di notizie che però, per vari motivi e per calcoli comunque molto difficili, ad accedere è molto difficile. E soprattutto, se tu riesci a accedere, accedi con delle cifre, come tu hai confermato precedentemente, veramente ridicole. Oltretutto, la cosa grave, che secondo me è ancora più grave, è che manca completamente un'organizzazione, non c'è una certezza, c'è sempre un'incertezza. Oggi, se a un ristoratore gli chiedi quando pensi di aprire, a un parrucchiere dice quando apri, il 6, il 12, il 22, sembra una roulette. Invece no, quello dovrebbe essere... Ok, c'è la pandemia, sono d'accordo sul discorso medico, perché comunque non è da sottovalutare questo problema. Però oggi alla gente che lavora bisogna dargli l'opportunità di lavorare, ma dargliela in maniera seria e con delle certezze. Perché la mia azienda, che oggigiorno dà lavoro a un tot di dipendenti, io gli comunico giorno per giorno cosa faranno, ma ti sembra logico? Questa è una programmazione, mica una programmazione, ma perché? Perché noi siamo legati al settore professionale dei parrucchieri e dei centri estetici che non hanno una certezza, non c'è un'organizzazione. Anche in quel caso lì bisognerebbe veramente fare una protesta serrata per avere delle risposte. Questi poveri artigiani e commercianti, perché poi alla fine io mi metto nei loro panni, ma io sfiderei qualsiasi persona a mettersi nel panno di un commerciante o un artigiano che ogni mese e mezzo gli fanno chiudere il negozio, a parte che gli viene a mancare il discorso finanziario per poter far fronte a tutte le spese, perché comunque se uno non incassa non ce la fa, e anche perché comunque non è che arriviamo da dei periodi dove c'è stata ricchezza. Sì, c'è stato ancora tanto benessere per certi punti di vista, ma questa pandemia ci ha impoverito tutti, ma tutti. Quindi oggi, se noi non riusciamo a programmare anche i parrucchieri, come tutti gli altri commercianti, ma io parlo nello specifico del settore in cui mi tocca principalmente, saranno in difficoltà perché non hanno una programmazione. Innanzitutto aumenteranno il lavoro cosiddetto in nero, perché comunque la gente va comunque a farsi fare magari i capelli da persone che non sono neanche qualificate per farlo. Questo è per i capelli, no? Per i capelli, ma per i centri estetici e tutto. Invece oggi bisognerebbe che semplicemente programmino, si riapre il 12, riapriamo il 12, si riapre il 20, si riapre il 20, ma che ci sia una certezza. Perché i parrucchieri devono anche organizzarsi, non possono fare come la volta scorsa che hanno detto al venerdì che aprivano il martedì, perché comunque cosa si viene solo a creare? Un caos totale. Invece secondo me, allora vuoi farli chiudere, perfetto, il 6 li fai aprire il 13, ma deve essere pianificato, se no veramente gli artigiani e i commercianti sono in difficoltà. Io stamattina sono andato da una mia carissima amica che ha un negozio di abbigliamento in centro di Pinerolo, mi fa, a me, io in questo momento qua ho tutta la roba primaverile e estiva, cioè sì, qualcuno mi telefona, ma io fra 2 mesi devo pagarla sta merce, e se non la pago poi i fornitori mi bloccano, perché ormai le regole sono così. E lei come fa poi a far fronte la stagione successiva? Cioè il discorso è che secondo me oggi giocano un po' su di noi questa politica molto complessa. È un po' questo il discorso. Assolutamente condivisibile. Allora, intanto leggiamo qualche commento. Mac Moro, spero che questa chiusura venga eliminata.
Giuseppe Manganiello, che Chicco Genovese conosce molto bene, immagino, e anche Fabio e Paolo Giordano. Guarda caso si massacrano le partite IVE, piccole e medie, per favorire multinazionali e grande distribuzione. Magari su questo ci risponderà poi Chicco Genovese, Giovanni Genovese. Mirella Molinero, sono ridicole tutte queste chiusure, stanno facendo tutte le piccole attività. Dario Boeris, avete tutta la mia solidarietà. Francesca Romagnolo, vero, alcune persone mi chiedono in continuazione se conosco qualcuno che lavora in casa, vergogna. Fabio, hai avuto la dimostrazione diretta di quanto stavi dicendo prima. Sì. Bisogna fare una protesta in piazza ancora a Malmoro, e Romina dice parole giuste di Fabio Giordano, pienamente d'accordo con lei. Allora, Giovanni, i ristori, però voglio fare prima una piccola parentesi. Tu che sei anche nel settore della ristorazione, io immagino, ho provato a immaginare l'incazzatura, perché quando ci va, di aziende come la tua, che a Natale hanno detto, prima di Natale, per Natale apriamo, chiudiamo oggi per aprire a Natale. Immagino la pianificazione, l'organizzazione e l'acquisto delle merci, dei prodotti alimentari, se vuoi far fronte a poter fornire un servizio ai tuoi clienti. Poi dicono no, abbiamo scherzato, nulla. E di questo passo, come diceva Fabio, non sai quando apri, non sai come apri, anche per te che hai queste attività in piedi, come fai a organizzarti? Ma parlando con te, io lo ribalto su tutti i ristoratori o tutti coloro che lavorano nel tuo ambiente. Com'è possibile? Come si fa? Non si sente, Giovanni? Non si sente l'audio? Non si sente l'audio, Giovanni? No, non si sente. Prova a parlare. Abbiamo perso l'audio di Giovanni Genovesio. No, prova eventualmente. No, non si sente. Non si sente l'audio, Giovanni. Prova eventualmente. Ecco, prova a parlare. Ecco, vediamo. Prova a parlare. No. Allora, mentre Giovanni Genovesio si sistema, è di nuovo qui, prova a parlare. Negativo. ti conviene, Giovanni, magari provare ad uscire e rientrare. Ok. Allora, intanto leggo ancora altre chat. Lorella Isolato, è assurdo chiudere attività che potrebbero lavorare tranquillamente perché sempre utilizzati gli appuntamenti. Vero, certo, è giusto, è giusto. Poi Betty Binetti di... Oh, perfetto. Allora, perfetto. Un attimo. Betty Binetti, ristori, cosa sono mai visti? Dario Boeris, ancora, chi non è abituato a gestire un'attività fa fatica a capire le difficoltà che si generano con queste chiusure improvvise. A te, Giovanni Genovesio. Mi ricollego a quest'ultimo commento, il tema credo sia abbastanza realistico, non conoscendo probabilmente le dinamiche di gestione delle nostre piccole e medie imprese, si immagina che siano tutte on off. Il problema che non è che funzionino come una lampadina che l'accendi e la spegni. Tutte le attività di somministrazione, per tornare al tema che affrontavi prima, hanno la necessità di programmarsi con anticipo per approvvigionarsi di derrate alimentari. Peraltro sono tutti prodotti che hanno una durata molto breve, pertanto con queste repentine aperture e chiusure lo spreco è incredibile di materie prime, ma non solo, noi ci siamo trovati addirittura ad aprire il sabato a mezzogiorno, la domenica sera era già indietro tutta e chiudiamo, no? Diventa veramente complicato anche per tutti i collaboratori che noi abbiamo, ma tutte le attività di ristorazione e somministrazione in genere. Perché non riesci neanche a programmare per i collaboratori una turnazione degli orari
che siano organizzati, anche perché a monte di tutte le nostre piccole e medie imprese, l'ho detto bene anche Fabio prima, c'è un mondo, ci sono delle famiglie con delle esigenze, ci sono delle famiglie con dei figli, e tutti debbono organizzarsi. E in un periodo così complicato, stare in balia dei venti è insopportabile, oltre che impossibile. Noi oggi non sappiamo quando riapriremo. Nel mondo della ristorazione esistono degli eventi che si chiamano matrimoni, no? E allora, a questi sposi che hanno rimandato dall'estate scorsa all'inverno, poi dall'inverno hanno dovuto di nuovo rimandare alla primavera e poi si trovano a rispostare per la terza volta la data, hanno come dirvi, no, tutti questi eventi coinvolgono un numero importante di persone, oltre che creare comunque tensione stessa negli sposi, che insomma avranno diritto di capire quando possono organizzare la loro festa di matrimonio, che è un giorno importantissimo, no, di grande festa, un momento importante nel percorso di vita. Cioè, no, non riusciamo neanche a organizzare quello. Noi, come associazione di categoria, abbiamo addirittura proprio questa settimana sottoposto al CTS e ai ministri competenti una bozza, una proposta di regolamento per far ripartire queste attività, anche perché veramente non possiamo. Chi ha calendarizzato il matrimonio nel mese di aprile? Ecco, cosa gli dobbiamo rispondere? Ma dietro un Cioè, matrimonio poi c'è il appunto, negozio c'è dell'abito un da mondo. posa, ci sono i fiorai, ci sono i parrucchieri, ci sono gli estetisti, ci sono i negozi di abbigliamento, ci sono i camerieri con i contratti continuativi come quelli con i contratti a chiamata, ci sono le persone che forniscono le merci. Cioè, siamo riusciti con questo sistema a mettere in crisi addirittura il mondo dell'agricoltura, perché comunque i consumi che ne dicano sono diversi. E quindi proprio l'incapacità di organizzare queste chiusure e aperture sta mettendo ancor più alla frusta tutta una categoria. Certo. Stefano Stengo dice: Fabio, c'è la stessa programmazione messa in campo per pianificare la riapertura delle attività in montagna e hai visto com'è andata purtroppo. Ma Moro dice: pensate a tutto l'indotto dei matrimoni, certo, quello che abbiamo appena detto, bloccato. Allora, la domanda che adesso viene spontanea e naturale, Fabio Giordano, è questa: un governo decide. Poi ci sono delle regioni che partono da uno zoccolo duro, che sono i decreti che fa in questo caso Draghi, e poi delle regioni che modificano alcune linee guida, tipo in Piemonte, come è noto, ci sono delle restrizioni per quanto riguarda i supermercati e non solo. Ora, che cosa si può fare? Cosa può fare il cittadino, il commerciante? Noi tutti, e non voglio dire che ci dobbiamo ribellare perché io sto dalla parte dello Stato, sono una persona che rispetta le leggi ed è giusto che sia così, però alcune volte ti salta l'embolo in testa e cosa fai? Cosa succede? Io provo a mettermi nei panni di chi ha il negozio chiuso, un'attività commerciale chiusa e non incassa, ma deve pagare perché la bolletta dell'Enel ti arriva. La bolletta del riscaldamento comunque ti arriva e devi mangiare, devi vivere. Ma questi signori che sono a Roma lo hanno capito oppure no che questa zona rossa è farlocca e se tu decidi di lasciare aperti i negozi contingentati come erano fino all'altro giorno, con le mascherine si può vivere, si può lavorare? Il problema non è il negozio, i problemi non sono le attività commerciali, il problema è fuori dalle attività commerciali. L'abbiamo visto con i mezzi di trasporto, cioè devono capire che non è sufficiente, non è giusto dire, signori, sai cosa c'è di nuovo? Domani tutti a casa, zona rossa, ma siete folli, questa è follia, questo non significa non essere dentro la realtà di tutti i giorni, fermo restando che il problema del virus esiste, c'è, nessuno lo nega, nessuno lo mette in discussione, ma un conto è chiudere l'attività, un conto contingentarle, un conto permettere di lavorare. Un governo intelligente adotta le misure per consentire ai commercianti e agli imprenditori di lavorare, non di chiuderli. Un attimo ti do la parola a Fabio, c'è
Moda, Ferrero Nadia dice: vorrei far presente che noi negozianti di abbigliamento stiamo subendo per la terza volta una stagionatura completa da pagare, quello che dicevi un po' tu prima, Fabio, da pagare con incassi zero. La primavera scorsa, costretta a fare finanziamenti per poter pagare la merce in venduta, per poter accedere alle consegne della nuova merce necessaria per le stagioni che avanzano. E la merce che avevamo in negozio dopo 2 mesi non può più essere venduta. Ed ora siamo esattamente allo stesso punto, non si può certo reggere questa follia. Io mi sento di essere solidale al 100% con Modà, Ferrero, Nadia, perché è vero. Cioè a Roma devono mettersi nei panni di questa gente, la gente che lavora. Il ristoro da 1.000 euro al mese fa ridere, è una presa per i fondelli, per chi lo può prendere. Poi ancora Paolina dice: siamo impotenti. Elena Giuliani: alcune volte ti viene nervoso, qua moriamo sia di Covid che di fame. Poi c'è Manu Anzalone: buonasera a tutti, parlando del Pinerolese, avete qualche suggerimento per i nostri negozianti? Avrebbero voglia di aprire tutti andando contro le regole, hanno capito che ormai devono basarsi solo sulle loro forze. Sono ormai disillusi, hanno smesso di aspettare aiuti, tanto sono fasulli. Voi cosa ne pensate? Allora, prima di leggere gli altri, diamo una risposta a Manu Anzalone. Chi vuole rispondere? Alla Manu Anzalone posso dire che comprendo totalmente la preoccupazione, il disagio dei colleghi commercianti, facendone parte di questo mondo. Così come Fabio e Paolo Giordano, ecco, conosciamo i problemi, conosciamo le preoccupazioni, conosciamo le angosce, conosciamo il dramma, no, che ormai stanno vivendo le nostre imprese. In tutto questo disobbedire è sempre un tema complesso. Viceversa, credo stringersi ancor più alle associazioni che rappresentano le nostre categorie e cercare sì di portare con veemenza le istanze al governo centrale, credo sia fondamentale. Non è più possibile sopportare altri mesi, altri periodi così lunghi come questi. Ripeto, l'abbigliamento, giustamente diceva la signora prima, hanno volato intere stagioni e contrariamente, chiaramente subendo ancor più la concorrenza di chi ha potuto continuare a vendere indisturbato, perché ovviamente le vendite online, lo abbiamo ben visto, che stanno trionfando. E per chi esercita in sede fissa non siamo nemmeno riusciti a far comprendere che se non produci il rifiuto, banalmente parlando di una semplice tassa, ma se sei chiuso non produci il rifiuto, se non produci il rifiuto perché devo pagare la raccolta di un rifiuto che non ho prodotto? È proprio elementare. Io ho avuto l'onore di partecipare per anni alla vita amministrativa del comune dove risiedo, e so bene che è un'iniziativa che i comuni debbono prendere, perché se non ho prodotto rifiuto, ma perché in un momento così non è che non ho prodotto il rifiuto, sono andato in vacanza. Questa chiave di lettura, ecco, Giovanni. Noi non siamo andati in vacanza, siamo chiusi per decreto, siamo chiusi per legge. Essendo chiusi, certo, per legge, dobbiamo essere sostenuti per legge, ma sostenuti vuol dire sostenuti, non vuol dire elemosinati, perché i commercianti, gli imprenditori non sono dei questuanti che stanno lì ad aspettare la divina provvidenza, ma siamo degli imprenditori, siamo delle persone serie, siamo delle persone che oltre alla responsabilità delle nostre aziende hanno anche la responsabilità di tutte le famiglie che con noi collaborano e di tutto l'indotto che gravita attorno alle nostre aziende. Certo, però voglio dire una cosa, scusami Fabio, perdonami, però voglio anche dire una cosa, a me, io sono fatto così, devo dire quello che penso, trattenetemi a volte, ma non ci riuscirete. Le associazioni di categoria l'ho vista abbastanza assenti, sono servi del padrone, servi dello Stato, servi di tutto il meccanismo che c'è dietro. Cioè le associazioni di categoria non basta andare a Roma e dire su un par d'accordi, cioè bisogna anche mettere in campo delle iniziative concrete
per evitare questo? Ma guarda, prego, su questo Dario, sono, perdonami, relativamente d'accordo. Le associazioni di categoria intanto hanno, come dirti, anche un obbligo morale di rappresentare in modo responsabile gli imprenditori. I risultati, cari miei, purtroppo si sbandierano tante cose, non spesso e volentieri quanto portato a favore delle categorie. I risultati sono stati molti e importanti. Dicevo prima della proposta di regolamento per riaprire le attività congressuali, banchettistiche, eccetera. È stato un lavoro immenso fatto in questi mesi, proposto al CTS quotidianamente. Le associazioni, perché è stato sottoscritto da tutte le associazioni di categoria, non solo dalla CNA, questo è un altro, è stato, diciamo, promosso da CNA ma sottoscritto da tutti, e abbiamo fortunatamente ottenuto, come dire, un'apertura al dialogo. C'erano degli errori macroscopici, ad esempio la limitazione dei codici Ateco, il superamento dei codici Ateco nel sostegno alle imprese che hanno subito danni, e un altro risultato di battaglie portate a casa dalle associazioni di categoria. Se noi pensiamo ai codici Ateco e ai disastri e ai danni che hanno fatto, il limitare il sostegno al codice Ateco è stata una cosa impressionante in un arco di tempo di un anno, ragazzi, perché noi siamo andati dietro un anno a dei codici Ateco che talvolta non corrispondono neppure in modo appropriato all'attività svolta quotidianamente dall'impresa. Quindi di risultati se ne sono portati a casa tanti. Purtroppo devo dire che in tutto questo anno abbiamo ben compreso, e questa è una cosa diversa, una tematica diversa, non è un problema associativo ma è un problema governativo. Quando non ti vogliono ascoltare, quando il problema non è letto, quando non si vuole capire che dopo un anno che tieni chiusi i ristoranti, che tieni chiusi i bar, che tieni chiusi i locali di somministrazione, per esempio, perché sono gli untori del pianeta, i risultati stanno sempre peggio, quindi probabilmente il risultato non era quello da conseguire, e nemmeno la causa del problema non erano le attività di ristorazione e di somministrazione. Ma dopodiché abbiamo la miopia di continuare a stare lì, no? E poi verosimilmente scoprire che ci sono poi delle situazioni che si vengono a creare a causa di queste chiusure, che sono ben peggio di locali controllati. Io la vedo un po' come una resa alla capacità di controllo, no? Perché se tu mi dai una regola, se tu mi dici che a un metro di distanza non c'è problema, che il tavolo deve stare a un metro, deve stare a un metro e mezzo, che ci devono essere le sanificazioni, che se ti alzi per andare in bagno ci va la mascherina, che tutto il personale di sala deve avere i DPI corretti, e tutte le cose che noi abbiamo fatto in tutti questi mesi, poi il problema non si pone. Mi devi controllare, certo. Mi devi controllare se nel locale dove io dichiaro ci stanno 70 posti, se poi mi viene a controllare ce ne sono 120, giusto che tu mi sanzioni, ma dopodiché se ne ho 70 mi lasci lavorare. Certo, un po' come diceva anche Fabio, che hanno fatto degli investimenti, parrucchieri, non solo, per attenersi e adeguarsi alle richieste del governo, appunto per questa. Prima di leggere gli altri commenti, Fabio, prego. Volevi... Allora, io volevo solo sottolineare una cosa. Concordo pienamente con Chicco su quello che sta dicendo, perché comunque ha praticamente fatto una panoramica giusta e corretta di come è un po' in questo momento la situazione. Sul discorso rifiuti, oltre averceli fatti pagare, hanno fatto anche gli accertamenti. Cioè, nel mese di gennaio e febbraio, IMU e tassa dei rifiuti sono stati fatti gli accertamenti da parte degli organi di competenza. Io poi adesso, chiamando comunque, delle volte anche sbagliando loro, chiamando comunque i vari contribuenti a fornire documentazione, quindi ancora aumentare la mole di lavoro che uno ha già e lo stress, perché poi qua si va a creare anche una forma di tensione nervosa. Difatti in questo momento qua si vive una forma di depressione generale,
che un po' è causata dal momento economico e un po' è anche causata da questa situazione che stiamo vivendo, perché comunque io ho tre figli, come Chicco neanche lui tre, dad a scuola, non c'è più, non si incontrano più i ragazzi, viene a mancare quel contatto fisico che comunque porta, cioè stiamo impoverendo la nostra società. Quindi, oltre a creare una tensione a livello economico, stanno anche creando una tensione a livello psichico, perché poi la gente comunque è anche depressa e meno propensa alla spesa. Certo. Sull'online noi ci tocca abbastanza in questo momento, perché comunque l'online è una realtà che c'è e che sicuramente sarà una realtà futura, ma in Italia lavoriamo ancora su dei numeri piccoli, quindi non è ancora quello. Oggi il nostro, quello che noi dobbiamo cercare è cercare di far riaprire e far ricominciare tutto a lavorare nella maniera, nella condizione giusta. Quindi non ha senso che un ristoratore non possa aprire e non ha senso che un parrucchiere non possa aprire. Oggi, se loro seguono, come diceva giustamente Chicco, le regole, ma perché non devono aprire? Certo. Se un parrucchiere fa entrare una persona per volta, ma che problema crea? O un estetista fa entrare, ma che problema crea? Che poi oltretutto, scusami Fabio, se, correggimi se sbaglio, nel precedente lockdown c'è stata la possibilità per i parrucchieri di aprire? Allora, loro nel primo lockdown che abbiamo fatto nello scorso anno avevano chiuso tutto. No, dico adesso l'ultimo. Sì. Allora, quando c'era ancora il governo Conte, avevano reputato gli acconciatori, gli estetisti no. In quel caso le avevano reputati per la salute e la bellezza della persona e quindi le avevano autorizzati all'apertura. Adesso sono tutti tutto sbagliato. Sì, adesso invece con questo nuovo, con l'ingresso di Draghi, comunque nella zona rossa i parrucchieri sono chiusi. Però oggi non è quello che crea secondo me problema. Oggi cioè, gli assembramenti sono purtroppo sui mezzi pubblici, in situazioni particolari. Ieri ho visto in televisione un funerale di un ragazzo che mi dispiace, perché comunque un ragazzo giovane e tutto, però se dobbiamo parlare di assembramenti, ragazzi, ieri sembrava di essere allo stadio lì. Cioè, oggi noi forse abbiamo avuto un'interpretazione sbagliata, cioè più che noi forse il nostro chi ci governa. Sul discorso delle categorie, sulle associazioni di categoria, effettivamente non è facile. Io sono un po' più d'accordo, sono una via di mezzo, cioè nel senso che sono d'accordo con Chicco, ma sono d'accordo anche con Dario. Perché secondo me le categorie, le associazioni di categoria sono un po' molli, dovrebbero essere un po' più incisive, dovrebbero essere un po' più, non ti dico presenti, cioè il mondo del commercio, il mondo dell'artigianato devono avere delle risposte, ma devono averle subito, non fra sei mesi, perché fra sei mesi se ci fanno aprire cioè, è tutto finito. Noi dobbiamo avere delle risposte immediate, cioè oggi i nostri presidenti eccetera eccetera, loro dovrebbero interfacciarsi con chi dà queste autorizzazioni e avere delle risposte precise, non che comunque li vediamo in televisione, sono bravi a parlare, ma poi quando è ora di stringere siamo sempre in difficoltà, noi viviamo sempre nell'incertezza globale. Poi ti dico, non è facile neanche associare la gente in questo momento, perché comunque i momenti storicamente difficili economicamente, la gente, anche i 100 euro di tessera diventano comunque importanti. Sicuramente se ci associeremo tutti, l'associazione prenderà molto più potere, perché comunque più associati ci sono, più hai potere, però bisogna che si interfaccino in maniera completamente diversa con chi oggi prende le decisioni. Questo è quello che io sottolineo.
Bene, leggo ancora dei commenti. Paolina dice: i portici, i parchi pieni di gente, vero? E in Zaccaronia, Sante Parole Dario? No, grazie, ma di santo invece proprio poco niente. Vorrei diventare santo, ma non è possibile. Elena Giuliani, siamo impotenti? Sì, purtroppo. Lorello isolato, hai detto giusto, un governo intelligente. Noi siamo governati da incompetenti che manderanno in rovina l'Italia. Elena Giuliani, bisogna aiutare i commercianti. Gallo Alessandro, un grande fotografo, Gallo Alessandro. E c'è chi con 5.000 euro al mese non ce la fa a campare, deve vendere fotografie e documenti segreti ai russi. Ah, sì. Non voglio. Allora, tutti quelli che hanno difficoltà nella quotidianità, l'operaio che non lavora, il commerciante che fa? Siccome non ho abbastanza soldi, vado a rubare. È vero, Gallo Alessandro. Moda Ferrero, Moda, ma quali aiuti concreti abbiamo avuto o avremo dai nostri rappresentanti di categoria? Ah, vedi? Chi fa voce per noi anche solo per le tessere del comune è. Paolina, d'accordissimo. Mac Moro, si sperava tutti su Draghi, ma non mi sembra che la situazione sia migliorata rispetto a Conti. Dario Boeris, Chicco, sintesi perfettamente condivisibile. Manu Anzalone, Manuela, ha senso secondo voi manifestare unicamente come protesta attiva queste disposizioni? Alberto Di Luigi, gli assembramenti si formano dentro i supermercati al chiuso. Anche questo è vero. Mauro Savino, considerazioni giuste, sia Chico che Fabio hanno esposto in modo semplice la situazione attuale di cui molti commercianti come loro vengono penalizzati pur avendo adottati tutti i vari protocolli di sicurezza. Romina, io manifesterei proprio per far sentire il mio dissenso verso queste regole assurde. Poi c'è una esatto adesso. Di quello che dicevate voi due, Clelia Camusso, l'audio non funziona. Non credo, forse devi Clelia cliccare, c'è l'icona dell'altoparlante sul tuo telefonino computer. Bene, allora io ne ho tante domande e ne faccio ancora una e poi diamo spazio a tutti gli altri. Intanto, se volete rispondere a quello che hanno detto e hanno chiesto i nostri ascoltatori, allora vado avanti io. Tasse, imposte, balzelli vari, debiti che il cittadino ha nei confronti dell'erario. Insomma, c'è una situazione economica difficile. Dario, se Prego. posso, visto che alcuni ascoltatori hanno posto il tema dell'erario, delle tasse, ad esempio, tanto per significare quanto, ad esempio, l'associazione che rappresento si è data da fare, noi stiamo portando avanti da mesi, dico, da mesi, una battaglia legata a due temi importantissimi. La prima sono le moratorie sui mutui e sui finanziamenti. Teniamo presente che a oggi poi gli istituti di credito sono partiti concedendo nuovamente le moratorie dopo la scadenza di gennaio, ma i decreti attuativi non c'erano al momento della scadenza del vecchio decreto. Noi siamo fermamente convinti che tutto ciò si debba nuovamente riproteggere, ma quantomeno alla fine dell'anno, perché è impensabile, ma dico impensabile, imprese chiuse ormai da 13-14 mesi che non incassano un centesimo di euro da 13-14 mesi possano fare fronte da luglio alla partenza degli ammortamenti, dei finanziamenti, dei leasing, dei mutui e via discorrendo. Noi questa attività la stiamo portando avanti quotidianamente. Un'altra cosa, perché poi i commercianti, gli imprenditori, gli artigiani, che se ne dica, sono anche persone per bene, non hanno chiesto al governo, noi vogliamo un saldo stralcio, vogliamo cancellare, vogliamo non pagare le tasse. No, noi vogliamo pagarle, ma vogliamo essere messi nella condizione di poterle pagare, perché le imprese hanno accumulato in questi periodi, che peraltro seguono anni già non semplicissimi, perché non dimentichiamo che gli anni che hanno preceduto la pandemia, non erano già anni semplicissimi. Noi adesso chiusi tutti per un anno, ma come si può pensare?
che la tassa rinviata possa essere pagata unitamente a quella che sta arrivando, che sta maturando successivamente. Cosa abbiamo chiesto? La transazione fiscale, che significa concordare con l'agenzia il pagamento dell'intero ammontare del debito in modo dilazionato. Punto. Non stiamo chiedendo sconti, non stiamo chiedendo regali, stiamo chiedendo di poterli pagare. Diversamente si devono mettere in testa coloro i quali hanno responsabilità di governo che alla fine della pandemia il 40% delle partite IVA legate al mondo dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa sparirà, ma significano milioni di posti di lavoro che saltano. Significa un'esplosione di una bomba sociale drammatica, di dimensioni colossali. Questo devono metterselo in testa in modo chiaro e inequivocabile. Questo stanno dicendo le associazioni di categoria al governo. Al governo nazionale, ovviamente, perché queste sono, bisogna essere chiari anche nel dire che queste sono competenze del governo nazionale, punto. Certo, siamo in chiusura. Fabio, se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci. No, io concordo con Chicco quello che ha detto. Sicuramente sarà molto difficile il futuro per tante aziende, perché comunque questa incertezza, e ribadisco incertezza perché secondo me oggi è il fulcro di tutto il discorso. Molte aziende non riapriranno più, ma già adesso mi sembra che molti bar non abbiano più riaperto, ristoranti. Io ho parecchi amici anche in montagna che hanno avuto comunque una stagione terribile, perché comunque non hanno avuto turismo e non hanno avuto comunque neanche la possibilità di aprire. Tanta gente in realtà non riapre, chiuderanno. E quindi quello sicuramente per il nostro territorio non va bene, non va bene. Sicuramente le moratorie le faranno, le rifaranno, però come diceva giustamente Chicco, cioè non è una questione di moratoria, qui oggi bisognerebbe veramente fare un ragionamento più profondo, probabilmente il debito con l'erario, dilazionarlo, ma non in un anno, ecco. Bisognerebbe dilazionarlo in 10, in 20 anni, come oggi il credito, le aziende per accedere al credito, il famoso decreto liquidità, che era poi un finanziamento, non doveva essere un finanziamento a 5 anni, doveva essere un finanziamento a 10 anni, a 20 anni, con tassi di interesse pari a zero. Certo. Oggi, e questo è un po' il problema, perché nel resto d'Europa chi ha avuto la possibilità di accedere al credito e ha preso comunque del denaro a dei costi molto bassi e con un ammortamento lunghissimo. Quindi, sai, cambia anche. Cioè, purtroppo è questo che noi oggigiorno manca, anche perché se un'azienda ha necessità di investire o ha necessità di sopravvivere, perché poi non è detto che uno deve investire, e va in banca per chiedere un possibile accesso al credito, bisogna che abbia la possibilità di portarselo in ammortamento, ma in 10 anni, in 15 anni, in 20 anni, e a tassi bassi, perché oggi il denaro costa poco. Poi qua ci sarebbe da aprire un libro, dovremmo stare probabilmente 2 giorni a parlare, e mi sembra già che di parole ne abbiamo fatte tante. Io ti ringrazio tantissimo, Dario, saluto cordialmente Chicco e auguro a tutti una buonissima Pasqua e tanta serenità per tutti. Grazie. Bene, grazie, ringrazio io a voi, ringrazio chi ci ha seguito. Teniamo duro, molanè, tendeur, andiamo avanti. Gli imprenditori non mollano mai. Fino all'ultimo resistiamo. Sempre. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. Grazie. Grazie. Ciao.